Come scrittore, pensa che la biblioteca possa essere un luogo di stimolo alla lettura, soprattutto ai giovani? Guarda, in questi anni di crisi le biblioteche sono state veramente fondamentali, perché laddove il mercato si contraeva rispetto alle librerie, ai canali quindi di rapporto con i libri tradizionali, le biblioteche sono state come un fortino, un baluardo di difesa. I bibliotecari, soprattutto parlo delle biblioteche non quelle nazionali, non necessariamente le biblioteche istituzionali, ma le biblioteche di quartiere, le biblioteche comunali, la rete delle piccole biblioteche, anche quelle scolastiche in certi casi, hanno fatto come da cordone nella perdita di lettori, perché sono stati gli interlocutori privilegiati dei lettori. Io ho scoperto, andando in giro per l'Italia, una quantità di bibliotecari veramente appassionati, che diventano talmente vicini ai lettori da stringere un rapporto che va addirittura al di là della professione, diventare persone di riferimento per possibili lettori, lettori deboli, lettori forti che hanno bisogno di qualcuno che li consigli. Quindi io credo che quello spazio che le librerie hanno un po' abbandonato, perché? Perché c'è stata ovviamente una difficoltà forte delle librerie indipendenti dove questo rapporto era più vicino. Le librerie di catena non sempre sono state all'altezza di questo compito di mediazione tra il lettore e i libri e quindi effettivamente le biblioteche hanno salvato, secondo me, il paesaggio, non solo per ragioni economiche, ma ripeto anche per ragioni che chiamerei affettive, emotive. Certo, perfetto. Volevo ancora chiederle, da giovane scrittore ci propone una sua biblioteca ideale? Ma la biblioteca ideale, secondo me, in generale è quella che si costruisce anno dopo anno, anche un po' occasionalmente. È fatta dei libri che ti regalano, dei libri che ti consigliano, dei libri che scegli o dei libri che entrano nella tua vita un po' per caso. Non credo che ci sia una biblioteca ideale, e anche l'idea di una biblioteca ideale o porta un valore culturale della tradizione, quindi in realtà sarebbero titoli che è quasi ovvio definire. È ovvio che potrei dirti che una biblioteca ideale europea non può non avere Dante e Shakespeare. Ma secondo me la biblioteca ideale in senso assoluto è quella che fa parte della tua vita, cioè quella che in qualche modo potrei dire così, è ideale nel senso che ti accompagna anche non essendoci fisicamente, quella che ti porti dentro la testa. Tu te ne vai dal tuo luogo, te ne vai magari da quella casa dove hai quei libri, ma quei libri restano con te perché te li ricordi, perché fanno parte di te. È una biblioteca che, se ci pensi, dà all'aggettivo ideale una coloritura diversa, nel senso che è la biblioteca delle tue idee e quindi anche delle tue passioni, del tuo cuore, insomma. Grazie, grazie mille.